Salve a tutte e tutti, e salve a te, egregio Marco Travaglio. Mi è piaciuto molto guardare in internet, perché non sempre guardo servizio pubblico, dura troppo guardarlo da internet, ma mi è piaciuto molto vedere come hai preso e ti sei alzato dopo l'affronto che ti ha fatto il nostro amico Santoro. E veramente hai preso una posizione molto ben precisa. A quando farai un programma tutto tuo, ancora più diciamo duro contro la corruzione politica di quanto hai fatto fino adesso? Mi piacerebbe che tu stesso conducesti un programma. Quindi complimenti con te per la presa di posizione, alzarti e andarti, che hai preso nei confronti di Santoro. È veramente un qualche cosa che si è dovuto fare, perché stava difendendo un politico corrotto che non aveva fatto nulla per impedire l'alluvione e allertare la popolazione. Quindi beh, questo video lo faccio per comunicarti la mia solidarietà, il mio appoggio. Ti continuerò a seguire, e quindi fammi sapere che programma vorrai fare, con chi lo farai, o se lo farai da solo, se continuerai ad apparire in un programma televisivo, o farai dei video come hai già fatto, che tu non hai bisogno di apparire nella tele perché stai in YouTube. Mi sembra in un account dei pentastellati. E quindi bravo, ci occorreva questa presa di posizione, perché non ti puoi fare ogni volta tacere da Santoro, che già succedeva quando lavoravate ultimamente nella Rai, che ti contraddiceva, ti azzittiva, perché l'ospite di turno, di sinistra o di destra, si sentiva attaccato. Hai fatto bene a ribellarti. Non so se si chiama anche Santoro Marco. Mannaggia, vedi, se no ci avevo pronta l'aneddota. No, si chiama Michele, se no sarebbe stata una guerra fra i marchi, una guerra marchigiana, vabbè, un po' partigiana. Invece no, no. Si chiama Michele, vabbè, poi ecco, non ho avuto la rima facile, no, una guerra fra i marchi, marchigiana. Beh, allora hai fatto proprio bene alzarti quando Michele ti ha iniziato a sfottere, a gridarti stai zitto, ma non puoi aggredire così. Aggredire poi chi, se il tuo stile è sempre stato quello di essere un po' acido, ma quando occorre. Non so perché Michele Santoro è stato così accondiscendente con l'invitato, quando non era un invitato all'ora del tè, ma un politico che doveva dare spiegazioni. Non so perché, eppure io ho visto, ho notato che anche negli anni passati sempre ti ha fatto tacere, sempre ti ha zittito quando un politico era in difficoltà, ma se vanno al programma proprio per rispondere alle domande, poi vanno in difficoltà, è colpa loro. Vabbè, comunque, se ti serve un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, qua c'è il capitano Santen Chan, che ti comprende, ti capisce e non ti smentisce e non ti zittisce, hai capito? E quindi a me va tutto, cioè no, a te va tutto il mio appoggio, ti continuo a seguire, ogni tanto ti dedico dei video a cui tu non rispondi, ma fa niente, troverai il tempo più avanti.
guardateli tutti e poi rispondimi. Comunque, complimenti, mi spiace per Michele Santoro. Ho visto nel cellulare, no, che si chiama Michele, perché anche lui è un bravo giornalista. Peccato che ogni tanto faccia di queste uscite perché abbia voluto difendere quella persona che ti aggrediva invece di rispondere, perché se non aveva nulla da nascondere rispondeva burlando, no? E vabbè, sono i misteri della tele, della diretta. E quindi mi spiace per Santoro, forse magari ha fatto uno scivolone, ma sembra che crea la polemica per poi essere un po' accondiscendente. Invece no, bisogna creare la polemica per arrivare alla discussione, se no che cazzo si sta a fare lì? Vabbè, ti ho fatto già ultimamente molti video, spero che tu li possa vedere adesso che magari avrai del tempo libero per rispondere alla gente. E io ti ho fatto molti video nel mio canale di YouTube Sant'Enchan, spero che ti possano piacere. Guardateli, rispondimi magari con dei video commenti. Mettendo il link, tu che c'hai un account in YouTube, mettendo i link delle tue risposte come risposta nel mio video, così io guardo la video risposta direttamente. Contento di seguirti, mi raccomando, prendimi nel fatto quotidiano. In me troverai un buon collaboratore. Ti seguo già dagli anni 90. Arrivederci e grazie di tutto, e non ti arrendere. Ciao. E poi ricordati che qui troverai il capitano per la nave che non ha capitano, il capitan Sant'Enchan. Ciao. A volte determinate situazioni diventano insostenibili. A volte arriva il momento di dire addio, dare un mezzo giro sui tacchi e andarsene, certo, non prima di essersi alzati. A volte è meglio fuggire piuttosto che aggredire. A volte si è traditi. A volte succedono tante cose. La gente inconvulsamente cambia di opinione, la gente inconvulsamente ci guarda in un altro modo, la gente improvvisamente diventa strafottente, la gente ci attribuisce cose che non abbiamo mai detto, la gente fa il voltagabbana, la gente diventa primo repubblichina. Certo, io non me lo sarei mai aspettato che ti facesse il voltagabbana. Michele Santoro. Voi due eravate come Stanlio e Ollio, indivisibili, complementari, anche se qualche screzio l'avete avuto già dagli anni 90. Io ho seguito fino a quando non hanno più trasmesso il vostro programma nella Rai e ogni tanto ti zittiva a comando, ma tu riuscivi a uscirne altero, a dire la tua. Adesso proprio ti ha voluto stroncare con grida. Ah! Ti ha gridato, ti ha aggredito. È strano, non me lo sarei immaginato da Santoro. Sempre lo faceva con ironia, che ti faceva stare zitto con ironia, ma adesso no. Adesso sono proprio state un'aggressione, degli strilli. Si è come si è scomposto Michele Santoro. Veramente un qualche cosa che non me lo sarei mai aspettato. Ultimamente io non ho visto quasi mai un programma intero di servizio pubblico perché dura ore. Però adesso non so se lo farò. Continuerò, caro Marco Travaglio, a vedere i tuoi video in YouTube, anche se a volte sono troppo larghi, e a leggere quello che leggi dalla redazione del Fatto Quotidiano, sempre in YouTube. Ma ecco, proprio da Michele Santoro non me lo sarei mai aspettato. Che strille,
Che strilli, che veemenza, proprio ti ha aggredito. Non è che ti ha detto bene, stai zitto, ma fammi il piacere, stai zitto. Ma come si è scomposto? E vabbè, che ci puoi fare? Ma tanto tu lo sai, se vuoi un collaboratore per il Fatto Quotidiano, c'est moi, il capitano Saint-Enchant, che poi lo devi mettere al comando della nave senza capitano. Mi mancano i gradi segretario generale. Va bene, allora anche con questo breve sketch rinnovo la mia solidarietà con te, Marco Travaglio. Continua così e non so, magari continuerai con Santoro, ma io l'ho visto che ti ha proprio aggredito. È stato molto violento. E aggressivo, magari sarà stata una sfuriata del momento, non so, perché voleva sentire quello che diceva l'ospite, come si giustificava. O magari no, magari è un qualche cosa che già voi vi trascinate da anni, perché molte volte ti faceva stare zitto in altri programmi, però lo faceva con ironia, sembrava un po' che ti faceva a te stare zitto per strafottere l'invitato, invece no, lo faceva sul serio, ti voleva fare sul serio stare zitto, solo che voleva pigliare con le buone. Adesso invece ti ha proprio strillato, che non solo ti ha messo a tacere, ma ti ha proprio aggredito. Io al tuo posto avrei fatto lo stesso, perché non si può replicare un'aggressione simile. Sembrava un litigio fra moglie e marito, che non si deve mettere dito, no? Però qua si deve andare a fare un altro programma televisivo, perché non si può vivere nella stessa casa adesso da separati. Farai un programma televisivo o continuerai a caricare dei video come hai fatto fino adesso per il Fatto Quotidiano e per il Movimento 5 Stelle? Beh, se farai un nuovo video, tratta di ritornare alla Rai, per dire, e poi fammelo sapere. Tanto io vedo sempre le cose dall'internet più che dalla Rai. Allora, ciao e a presto. E mi raccomando, rispondimi, eh? Ciao.